battuto per i loro diritti, essendo delle lavoratrici organizzate. Vorrei ricordare anche due cantautrici che hanno cantato di diritti umani, entrambe sudamericane. La prima è Violeta Parra. Viene l'alto cielo sul fondo estrellato e la moltitudine se lo l'orgasmo clitoriano se ne scappa della mano. Uno dei temi più diffusi nella musica delle classi subalterne è sicuramente il femminicidio. Prese la spada al fianco, la testa lieta io. L'uccisione della donna adultera, però, è un tema che appartiene a tutto il Mediterraneo. Ad esempio esiste la cantiga di Landarigo diffusa nella tradizione sefardita. Il re finge di perdonare la donna regalandole una collana di rubini da mettere al collo, ovviamente rubini rossi come il sangue.